Buongiorno, oggi è martedì 28 aprile del 2015. Vorrei parlarvi un attimo di qualcosa che riguarda i doni dello Spirito in Prima Corinzi al capitolo 12. Voi sapete, dal versetto 1 al versetto 11 fa tutto l'elenco dei 9 doni dello Spirito Santo ed è un passo molto importante perché la Chiesa di Corinto era una chiesa molto carnale, non era una chiesa che viveva a certi standard particolari a livello di santità, eppure era una chiesa molto, molto usata dallo Spirito Santo, perché si lasciavano loro usare in maniera particolare dallo Spirito Santo. Allora l'Apostolo Paolo scrive per mettere un po' di ordine da questo punto di vista e vorrei soffermarmi in maniera particolare sul versetto 7, che quando Paolo dà la spiegazione dei doni dello Spirito, il motivo per il quale sono stati dati, dice al versetto 7: ora a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per l'utilità comune. E questo è fondamentale perché Paolo rivela il vero motivo per il quale vengono dati i doni dello Spirito, cioè non per esaltare se stessi, ma per il bene comune, cioè Dio ci dà qualcosa, Dio ci dona qualcosa per servire gli altri. Quindi non è per esaltare noi stessi, ma è per servire. I doni che Dio ci dà vengono dati a noi per servire le persone, non per arrogarci il diritto o la padronanza o il monopolio di quel dono. Ad esempio, uno degli errori fondamentali fatto nella Chiesa evangelica, soprattutto quella pentecostale, è che le persone si identificano con il dono, cioè quella è il dono di, quella è il dono delle lingue, quella è il dono della guarigione, quella è il dono della profezia, quella è il dono del discernimento degli spiriti. E invece mi piacerebbe, diciamo, parlare di questo. Una volta fecero questa domanda ad un uomo straordinario, un uomo di Dio, Yonggi Cho, uno dei pastori delle chiese più grandi del mondo in Seoul, nella Corea del Sud, un uomo che ha visto una crescita straordinaria nella Chiesa, con segni, prodigi e miracoli in maniera quotidiana, in maniera vera e reale, in maniera su base quotidiana, su base giornaliera. E qualcuno gli fece questa domanda: ma tu che dono hai dello Spirito Santo? Quali sono i doni che tu hai? E lui rispose, credo in maniera molto saggia, rispose: io non ho i doni, io ho il donatore dentro di me. Dentro di me vive il donatore, quindi se dentro di me vive il donatore, io ho automaticamente tutti i doni. Perché in realtà noi non possiamo identificarci con un dono specifico, noi dobbiamo identificarci con il donatore. Quindi lo Spirito Santo si serve di noi nel momento del bisogno, sulla base di quello che è la necessità del momento. Quindi a ciascuno è data dallo stesso Spirito i doni, vengono distribuiti i doni secondo e per l'utilità comune. Quindi non devi identificarti con un dono, identificati con il donatore che ti dà e che si muove dentro di te sulla base del bisogno. Se qualcuno ha bisogno di guarigione, non devi aspettare il fratello che ha il dono di guarigione. Lo Spirito Santo si serve di te. Se hai bisogno di saggezza, se hai bisogno di una parola di conoscenza, se devi dare parola profetica a qualcuno, non aspettare qualcuno che ha il dono. Dio è dentro di te, il donatore è dentro di te e quindi lui può servirsi di te in qualunque momento. Ok? Quindi è così importante comprendere che tutto quello che Dio ci dà ci viene dato in maniera smisurata, senza misura, sulla base del bisogno delle persone. Quindi oggi tu puoi essere uno strumento e devi essere uno strumento meraviglioso nelle mani di Dio. Quindi lascia che lo Spirito Santo si muova attraverso di te. Lui non ti deve dare, lui vive dentro di te. Quindi non aspettare che i doni arrivino dall'alto, arrivino da fuori, perché il donatore è già dentro di te. I doni vengono da dentro, non vengono da fuori. E quindi sulla base del bisogno, prega, disponiti. I doni non vengono dati in base alla santità. I doni sono già dentro di noi perché lo Spirito Santo vive dentro di noi. La Chiesa di Corinto ne è un esempio eclatante. I doni dello Spirito non rappresentano la santità delle persone e non sono sinonimo di santità e non si muovono sulla base della santità. I
doni dello spirito si muovono per fede, e quindi è sulla base della disponibilità. Ma è chiaro che più comprendiamo questo, più abbiamo la forza e il coraggio di santificarci nella nostra condotta ogni giorno di più, ogni giorno che passa. Quindi Dio non aspetta che tu sia perfetto per muoversi attraverso di te, Dio aspetta che tu ti disponi, quindi credi e lascia che Dio si serva di te, perché oggi tu sei uno strumento nelle sue mani, quindi Lui si muove sulla base dell'utilità comune, sulla base del fatto che tu puoi essere utile a qualcuno, utile per benedire la vita di qualcuno, e questo è il desiderio del Padre per noi. Dio ti benedica, buona giornata.